Occupiamoci adesso di alcuni aspetti legati all'anatomia essenziale dei canali, eh, puntando, come dicevo poc'anzi, a far chiarezza soprattutto rispetto a tutta una serie di luoghi comuni o errori percettivi che comprensibilmente arrivano dall'evoluzione dei canali e delle loro funzionalità. Nel corso del tempo, ovviamente, abbiamo iniziato a vivere i social media con tutto ciò che essi ci offrivano e abbiamo visto funzionalità, strumenti, pulsanti, di tutto, di più che poi a un certo punto scomparivano, mutavano aspetto, si fondevano con altre funzionalità, venivano estese a tutt'altro. Ecco perché eh, ho detto e sottolineo spesso quanto eh, la, il, reale, il miglior approccio che, ecco, che l'utente può avere con i canali social è quello di puntare a non adattarsi adesso, ma semmai adattare il canale alle proprie necessità. Perché, tra l'altro, tante piattaforme oggi, pur mantenendo la loro natura essenziale, quindi il loro scopo principale, hanno arricchito tante aree di funzionalità diverse che combinate assieme possono portarci in tutte le direzioni possibili. Veniamo però a fare chiarezza: tutti questi concetti chiave avrebbero bisogno di essere sviluppati singolarmente, cosa che, come dicevo prima, farò all'interno di una serie di podcast. Però è giusto effettivamente, con un colpo di spugna, capire quale sia quella percezione necessaria oggi richiesta per gestire la nostra presenza online al meglio. Partiamo da un concetto chiave le storie. Se chiedi a un utente qualsiasi che cosa si intende per storia, quell'utente ti dirà un contenuto veloce che dura 10 secondi, per esempio, e che 24 ore dopo va via. In effetti, nella storia delle storie. Nella storia delle storie carina questa. Nella storia delle storie. Delle stories sappiamo che Snapchat tirò fuori questo formato. Instagram poi andò a pescare da Snapchat prendendo spunto. Replicò il formato. Poi arrivarono su Facebook, arrivarono altrove, e di conseguenza. Idealmente parlando questo genere di definizione potrebbe andare bene, in realtà non è così, perché? Perché nel corso del tempo l'idea che una storia svanisca dopo 24 ore è di per sé decaduta, cioè Instagram per primo ha introdotto una modalità che ci permette di accogliere le stories all'interno diciamo, di eh, questo genere diciamo, di aggregatori che troviamo in cima all'interno del nostro profilo. Uh, Byance, ad esempio, ha introdotto lo stesso formato con lo scopo di andare praticamente a specificare una serie di work in progress inserendo il formato stories all'interno, diciamo, di quello che è un portfolio, quindi fondamentalmente uno scopo che presiede comunque alla funzionalità nativa delle stories, ma con una finalità leggermente diversa e molto più vincolata. Alcuni canali addirittura modificarono radicalmente l'approccio alle stories. Medium che aveva già le sue stories. Dentro Medium, come poi vedremo in un video dedicato, le stories sono gli articoli, i post. Quando eh, è scoppiata la mania delle stories, quelle tipo Instagram, hanno introdotto le series. Come si presentano le series? Si presentano, ad esempio, con un'ottima struttura, potabile anche eh, tranquillamente da desktop, che accoglie quel classico formato appunto delle stories e tanto da mobile quanto da desktop ci permette di inserire un qualcosa di più. Non solo immagini eventualmente contenuti diversi, ma anche testi, magari contenuti ecco in evidenza e di poter giocare con questo tipo di formato. In sostanza ha introdotto qualcosa di differente. Poi YouTube che ovviamente aveva già il suo feed ricco di contenuti ha voluto integrare le stories per i canali con utenti eh, pare ad almeno eh, ecco, quei canali che avevano 10 eh, almeno 10.000 utenti, eh, eh, si sono visti arrivare a questo tipo di funzionalità in più. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare a schematizzare un concetto che ho rappresentato qualche tempo fa in un'infografica che ancora devo andare praticamente a pubblicare. La sto aggiornando perché mi è servita durante tutto il 2019 per una serie di corsi, eccetera, eccetera. Eh, dove ho schematizzato il flusso logico legato a questo tipo di modelli. Um, a loro volta legati al, all'idea stessa di storytelling ora, quello che io dico spesso è che storia, le stories di per sé sono un concetto che va reso uh, adatto, idoneo a quella che è l'era che stiamo vivendo i giorni che stiamo vivendo cerco di spiegarmi se prima le stories erano contenuti veloci eh, video, foto, registrazioni, animazioni quello che ci pare piace che dopo 24 ore andavano vive nel momento in cui all'interno di tutti i canali ne trovo n varianti, capisco che il fattore determinante, cioè la sparizione dopo 24 ore, decade. Se decade però, a quel punto cosa resta? Un contenuto di solito verticale, veloce, rapido tanto nella realizzazione quanto nell'erogazione, quindi quanto nel, nella possibilità del, da parte del pubblico di vivere in velocità quel contenuto e di conseguenza potremmo quasi equiparare questo tipo, questo approccio alle stories, ad un video verticale, per fare il paragone. Cioè, è un contenuto della stessa durata delle stories, che però effettivamente è... viene pubblicato come un video. Questo formato esiste già. Ad esempio, spesso in classe mostro, andiamo un attimino su Pinterest, spesso in classe mostro un formato ricco di spunti a livello creativo, quello dei motion poster, che ho raccolto all'interno di questa board dentro Pinterest, Art and Marketing on Cinematography, dove in una sottosezione ho voluto aggiungere tutta una serie di esempi legati al formato del motion poster. Cos'è il formato del motion poster? Vediamone uno. Clicco. Rivediamolo. Perfetto. In che cosa consiste questo formato? Abbiamo un'animazione, uno storytelling visivo completo, con tutti gli aspetti ideali di uno storytelling visivo, quindi il mood, i colori, ehm, la presentazione comunque degli elementi cardine, uno svilupparsi della trama, ovviamente limitatamente a quello che è il formato, tutto incanalato in un video di 9 secondi, perché all'incirca dura 9-10 secondi, adesso non mi ricordo che però di per sé è un oggetto completo a sé stante. Ora, questo tipo di idea, quella dei motion poster, mica è nata con le stories, c'era da un pezzo. Poi ovviamente il formato si è adattato agli spazi che i social mettevano a disposizione. Quindi, un attimo, se con le stories, se parliamo di stories, nel momento in cui il fatto che vadano via dopo 24 ore non è elemento eh, distintivo da solo, delle stories perché alcune piattaforme le utilizzano, ma eh, gli associano, ecco, caratteristiche diverse. Se il formato verticale, la durata veloce, il contenuto rapido da leggere, da vivere, qui ovviamente è più complesso per realizzarsi: ma chiaramente promuovevamo un film quindi ci sta. Se quegli elementi esistevano già e anche abbondantemente da prima, allora che cosa oggi rappresenta l'idea di storia? Un qualcosa di diverso. Che comincia ad assorbire un suo senso se contestualizzato nell'era moderna. Quello che dicevo all'inizio del video, quale che fosse la cronaca delle stories passate, sembra il titolo di un film, a noi interessa ciò che è oggi, il modo in cui è percepito dagli utenti, i quali se ne fregano della definizione tecnica, della definizione canonica, semplicemente vivono il concetto di un contenuto veloce che a questo punto può essere contestualizzato. Quello che per me oggi è una storia è un contenuto veloce, quindi pochi secondi, che al suo interno ingloba un concetto completo, come il motion poster che abbiamo visto qui. Ciò che vediamo è una storia completa. Non ho bisogno di altro al termine dei 9-10 secondi. In 10 secondi ho visto tutto. Fra l'altro, è ben completo perché utilizza addirittura anche l'audio, quindi, per un'animazione, il, il flusso audio è importante perché è un ulteriore stimolo al coinvolgimento. Quindi, fondamentalmente, per me una storia è questo tipo di contenuto che vive da solo singolo. Poi, ovviamente, il fatto che si decida magari di metterla in sequenza con altre storie aggiunge qualcos'altro, ed ecco che arrivano le series che vanno oltre quelle che fondamentalmente sono diciamo, le funzionalità, che è, eh, chiamate così, dall'interno di, di Medium. Le serie rappresentano una continuità, una correlazione tra le singole storie. Concettualmente, perché a noi quello interessa, un approccio strategico può essere quello di realizzare, di immaginare, di realizzare, di pubblicare dei contenuti che singolarmente sono autonomi storie con uno storytelling completo messo assieme ad altre singole storie con uno storytelling completo a livello creativo ci possono offrire la possibilità di comunicare un messaggio completo per un creativo per un designer per un professionista questo approccio è l'ideale chiaramente e ovviamente se parliamo dell'utente che registra nei video quello che fa il concetto potrebbe de decadere però non ci interessa l'utente che racconta la sua giornata chi se ne frega a meno che non lo faccia in maniera strutturata e irrilevante ci interessa però chiederci in che modo utilizzo i canali che cosa si intende oggi per storia questa domanda se la fa chi deve sfruttare i canali eh, per se stesso, per la propria identità per una propria finalità particolare ebbene per cercare di comprendere quale approccio possa essere il migliore? Andiamo appunto a parlare di storie e serie. Sfruttando anche quell'idea di prospettiva di cui parlavamo, perché la singola storia esaurisce il suo scopo nel momento in cui è pubblicata. Se iniziamo a lanciare una serie, ecco che si crea anche la prospettiva, e quindi diciamo l'hype legato all'attesa dei capitoli successivi, oppure l'attesa di vedere cosa è successo dopo quella storia, il suo seguito e quant'altro. Che poi fondamentalmente è quel tipo di meccanismo che ci fa appassionare a determinati concetti, che ci fa chiedere cosa succede dopo. Quindi storie e serie non sono più: ecco l'anatomia essenziale, i luoghi comuni, non sono più contenuti veloci che durano 24 ore, ma a seconda del canale possono mutare aspetto. Fra l'altro, vi segnalo anche, poi passa quello dopo: che all'interno di Slideshare c'era questa serie, diciamo una presentazione che tenni al Credit Day di un paio di anni fa. Dove si parlava uh, del, del diciamo ecco del, del pitch del momento del pitch. Stavo valutando se estendere e affrontarla adesso, ma magari ne parliamo in un secondo video. Ebbene, anche lì, in quel momento già presentavo quel tipo di idea delle identità dei concetti chiave dello storytelling in sequenza, raccontando e spiegando che in effetti c'erano tanti modi diversi. Poi di rappresentare quest'idea delle storie e delle serie. Anche si pensi ad esempio alla serie di slide che avete su Instagram quando pubblicate 10 post, tutti nello stesso... Eh, chiedo scusa, dieci soggetti tutti nello stesso post e quindi comincio a scorrere col dito. Eh, in quelli che si chiamavano Canvas di Facebook, l'esperienza interattiva, anche lì avevamo slide in sequenza, persino nella copertina delle fanpage. Insomma, più che affidarci ad una descrizione tecnica, è sempre meglio nell'era moderna concettualizzare quello che la parola chiave rappresenta per tornare di nuovo a quanto avevamo detto prima parlando di medium nel famoso articolo, ovvero la parola in sé è importante in relazione all'interazione che essa comporta. E quindi, di conseguenza, non andiamo effettivamente a eh, legarci a filo doppio esclusivamente ad una notazione tecnica, perché essa può cambiare da un momento all'altro, anzi, è già cambiata, spesso è così. Eh, altri luoghi comuni, il formato dei video. Il formato dei video, per formato, formato dimensione e durata, ovviamente è un'altra, diciamo, questione che sembra semplice, ma che alle volte può comportare delle differenze. Per esempio, la durata corretta di un video, ce lo dicono le statistiche, ce lo dicono, alle volte ci aiutano anche gli insight di una piattaforma, che ci dicono... E quali sono i momenti chiave all'interno dei quali un utente decide di abbandonare la visione di un video pensate al tasto skip su youtube che dopo tre secondi più un e mezzo circa due eh, diventa cliccabile fondamentalmente già quello ci dà una dimensione di quale potrebbe essere la soglia media di attenzione di un utente contemporaneamente eh, è l'utente stesso che alimenta questo genere di approccio eh, perché chiaramente ogni piattaforma vede attraverso le statistiche eh, quali sono i nodi, i punti nei quali gli utenti facilmente abbandonano la visione del video e tante volte ce li riportano? Facebook, per esempio, ogni tanto ci dà le statistiche a 3 secondi, altri canali ci possono indottrinare per capire che, per esempio, ci sono dei momenti particolari, 3-9 secondi, 15-30, 60 che poi si fanno anche tagli o dimensioni o formati consigliati. Il punto chiave anche in questo caso, qual è? Se le piattaforme per stabilire durate, formati e quant'altro si sviluppano con la tecnologia da un lato e con l'abitudine degli utenti quindi con la quotidianità degli utenti è lecito immaginare che a convenienza questi formati cambino queste durate consigliate cambino ad esempio se oggi andiamo all'interno di Facebook ed andiamo all'interno di una sezione che vedremo in un altro video quella del Creator Studio in questo momento io sto simulando la, il caricamento di un video. Bene, se andiamo al suo interno e andiamo poi nelle opzioni di pubblicazione, nelle annotazioni di Facebook scopriamo che eh, la durata di 3 minuti fondamentalmente è una durata consigliata da Facebook perché è mostrata a più persone. Ora, 3 minuti è una durata mostruosa per un video nell'ordinario si intende, per un video promozionale, per esempio. Gli stessi trailer dei film, quanto durano? Di solito un paio di minuti, due minuti e mezzo, tre minuti comunque è parecchia roba da riempire. Il punto però, qual è? Nel momento in cui Facebook mi avvisa, con un punto esclamativo, che se, il video di tre, se utilizzo un video di tre minuti questa durata verrà, diciamo, consentirà a Facebook di essere mostrato a più persone, mi induce a pensare che Facebook voglia una uh, produzione di un certo genere per diffonderla più facilmente. Chiaramente, le piattaforme non è che ti dicono se pubblichi una durata inferiore ti danneggio, ti, diciamo, ti limito e così via. Sto cercando di sottolineare un concetto. Nel momento in cui una piattaforma ci dà dei consigli, evidentemente ci sta dicendo: Assecondami, cercherò di aiutarti. Non è un obbligo, è un'opportunità, eventualmente da valutare. Però, tre minuti prima di questo avviso che Facebook ci mette a disposizione. Dire, ma quasi quasi lo faccio da tre minuti il video, era pura follia. Adesso, magari vale la pena testarlo per scoprire che Facebook, nell'economia del feed, della gestione della visibilità, in effetti dà più visibilità ai video da tre minuti, magari. Quindi, di nuovo, non è un'annotazione tecnica, quello del formato del video, ma un'informazione che va puntualmente rivista e aggiornata secondo necessità. Quindi alla domanda, qual è il formato corretto di un video? Momento per momento si può rispondere in maniera diversa. Teaser versus trailer. Tante volte all'interno del web, dei social, assistiamo a persone che utilizzano in maniera non sbagliata, però diciamo limitata, eh, la terminologia a disposizione. Oggi se effettivamente eh, andiamo a vedere come viene utilizzata la parola teaser, tante volte ci troviamo di fronte a un qualcosa di equiparabile invece all'idea di trailer. Non mi riferisco al lancio di eh, progetti cinematografici. Anche un'azienda che produce, un, che, che ne so, borse, scarpe, un prodotto qualsiasi, ovviamente sviluppa un suo teaser pubblicitario o un suo trailer promozionale, magari destinato alla promozione per l'appunto di un prodotto, una nuova borsa in vendita e quant'altro. Bene. Dobbiamo imparare a distinguere teaser e trailer come termini, non perché dall'altra parte il pubblico magari non capisca che si sta parlando magari di un elemento promozionale in formato diciamo video, immagine, quello che è ma semplicemente perché ci aiuta a canalizzare il giusto metodo. Ve lo dimostro. Se io dico devo lanciare un prodotto, mi servono quattro trailer, in realtà non sto esprimendo nulla. Se io invece dico devo lanciare un prodotto, mi servono dei teaser e poi dei trailer di lancio, già rendo l'idea in maniera diversa. Il teaser di solito è un contenuto rapido all'interno del quale possiamo effettivamente suggerire, suggestionare, nei confronti di un prodotto, un servizio, un film che sia è irrilevante, in maniera però da, far, da fornire un assaggio che appena appena ti faccia intuire il gusto di ciò che arriverà. Il trailer ti dà molto di più, presiede allo stesso scopo, incuriosirti per l'acquisto, ma ti dà più informazioni per farti capire se è il caso o meno di acquistare quel prodotto. Se il teaser è un morso al biscotto, il trailer e il biscotto, il prodotto o il film e il pacco di biscotti che finalmente acquisti. Il teaser così descritto potrebbe anche essere una storia, in effetti contenuto veloce, pochi secondi, lo vedo, assorbo una suggestione rapida e magari mi dà una prospettiva. Di per sé non sarà uno storytelling completo, ma è un'alternativa all'uso delle stories. Per dire quanti concetti spesso si sovrappongono, in termini di, di, eh, di lavoro, educo me stesso a pensare in chiave teaser-trailer finalità, magari teaser-trailer call to action. Tanto per dire, con il teaser ti dico che sta arrivando un nuovo prodotto. che Neanche ti mostro, ti mostro il nome, ti dico che arriva la promozione. Con il trailer, ti spiego bene la promozione, ti dico anche dove la puoi acquistare. Con la call to action ti porto sul sito dove finalmente puoi decidere eventualmente di acquistarlo. Creo praticamente un percorso necessario al corretto approccio lavorativo. Promo, ads, pubblicità pagamento e advertising. Questi due li metto assieme. Di nuovo, per l'ennesima volta, non si tratta di andare necessariamente a riscrivere le regole del marketing in termini, diciamo, lato glossario e terminologia. Già mai ci mancherebbe. Si tratta però di educare noi stessi a concepire in maniera corretta il metodo di lavoro. D'altro canto questi video servono proprio ad aprirsi una strada all'interno del social media, dell'universo dei social media, nella, nella maniera corretta, sia per chi lo vive, sia per chi ci lavora, produce, eccetera. Se parliamo di advertising, di solito parliamo di pubblicità professionale, mettiamola così. Quindi è facile che ovviamente si parli... Di pubblicità a pagamento. In realtà, però, questa cosa viene tradotta male nel momento in cui magari si parla di un'attività promozionale a costo zero. Se associo univocamente il concetto di advertising al, eh, come posso dire al pagamento di una quota tipica delle aree promozionali dei social, sto sbagliando. Perché magari ho inventato un'iniziativa totalmente a costo zero dove un'idea creativa si trasforma in un fiume di gente che cominciano a visitare il mio canale, che producono contenuti, che pubblicano contenuti, che partecipano alla mia iniziativa, che hanno trovato interessante. Beh, non sto facendo pubblicità. Devo imparare ad astrarre, a separare i concetti, perché altrimenti quando parlo di advertising io stesso inizio, diciamo, a fissarmi con l'idea di un pagamento. Per sommi capi, solo ai fini del ragionamento, sottolineiamo ad esempio l'acronimo ADV Advertising e quello ADS che ci ricorda un insieme di inserzioni pubblicitarie legate al web, ai social, bla bla bla. Che in effetti, in quel caso, le Ads richiedono effettivamente un pagamento. Un'iniziativa gratuita non la posso chiamare. Con appellare a legare all'acronimo ADS, perché ovviamente se è gratuita, cioè nel senso se non ci metto soldi per promuoverla, eh, non rientro in quel contesto. Quella serie di meccanismi che si sviluppano solo inserendo eh, una quota, spero che sia chiaro il senso di ciò che sto dicendo. Sto affermando che è importante per noi per il nostro metodo lavorativo. Educare noi stessi a quella che è la giusta forma mentis senza vincolarci, senza appenderci letteralmente al significato didattico dei termini, al significato canonico dei termini, perché il panorama, soprattutto col digitale, è cambiato e ovviamente da un concetto incateno me stesso in maniera inappropriata se non riesco a comprenderne tutte le declinazioni e le differenze. Ecco il perché. Nelle prime lezioni legate ai social media cerco di fare chiarezza in questo senso, quindi se parliamo di advertising ci riferiamo a tutto il mondo della promozione, della pubblicità, eccetera, la quale oggi si può sviluppare anche con iniziative che non hanno un costo di piattaforma. E se sono io a fare advertising su me stesso senza spendere un centesimo, realmente a quel punto sarà l'idea a farmi arrivare al successo, senza averci messo un centesimo. Quindi una forma mentis possibile. Ecco. La Bio è la nostra casa virtuale. Altro contesto chiave: Siamo fin troppo abituati a sottovalutare il concetto di Bio, ovvero la descrizione che, che accompagna ogni nostro canale. La Bio, in realtà, è una delle sezioni più importanti di tutti i social media e vi spiego il perché. Quando una persona visita il nostro canale invogliata da un post che magari ha beccato nel feed, rimandata, condivisa da qualcun altro, la prima cosa che incontra è il nostro avatar. Il nome del canale è ovviamente la bio. In questo caso la troviamo su Instagram nella parte superiore, ma in effetti all'interno dei vari canali più o meno lunga essa eh, si trova proprio nella parte superiore. Quindi è una delle prime cose che l'utente osserva. Questa bio deve contenere due distinti elementi. Un primo elemento, la descrizione sintetica di chi siamo o la suggestione che vogliamo rappresentare, la mia identità in formato testo, per così dire. Il secondo elemento è il link di pertinenza. Il link di pertinenza, a sua volta, richiede altre considerazioni, perché molto spesso noi, che cosa facciamo? Inseriamo l'indirizzo del nostro sito web, la home, in tutti i canali, senza però fermarci un attimo a ragionare. Esempio, un professionista, prendiamo ad esempio un creativo, così l'esempio è più semplice, un designer, un grafico, ha un suo sito, all'interno del sito ci sono sezioni diverse, alcune servono a mostrare il modo in cui lavora, altre a mostrare i suoi elaborati finiti, altre ancora a rappresentare dei progetti. Noi che cosa facciamo? Su LinkedIn Instagram e su Pinterest ne mettiamo sempre la home page. Quando mettiamo la home page, però demandiamo al visitatore il compito di osservare la mia home page, filtrarne le informazioni e cliccare esattamente dove è più giusto che lui clicchi. Cioè diamo all'utente casuale la scelta di decidere quale sezione osservare. E però, magari non è la sezione migliore per lui, quella cioè non è detto che l'utente realmente si metta a scandagliare tutto il sito. Sappiamo che i tempi di reazione oggi sono rapidissimi, veloci. Per cui è facile che l'utente si trovi in un home page che sperando che sia completamente chiara ed esaustiva a tutti i livelli, spinga quell'utente nella direzione migliore per lui. Qual è la direzione migliore per lui? Se quell'utente è arrivato da Instagram dove io pubblico i work in progress la sezione migliore per lui quale sarà quella degli elaborati finiti se l'utente l'ho beccato su linkedin la sezione migliore quale sarà probabilmente quella legata allo storytelling di progetto se mi trovo su pinterest l'utente che ho catturato magari potrebbe essere più eh, interessato a vedere una pagina con i progetti completi voglio dire che il pubblico che noi intercettiamo a seconda del canale dove lo intercettiamo non è sempre lo stesso non è sempre attento allo stesso modo non è sempre interessato allo stesso modo a noi quindi se in mezzo gli mettiamo un filtro che si chiama home page un indirizzo unico e lasciamo a lui l'onere di scegliere come muoversi sul sito stiamo affrontando un rischio non sto dicendo che è sbagliato ma che è rischioso cioè Bisogna ragionare bene se sia il caso di inserire la home page oppure pagine specifiche, sezioni specifiche del nostro sito in associazione al canale e alla sua tipologia. Ecco che io tra Instagram, LinkedIn e Slideshare potrei decidere di inserire tre link diversi. Spoiler. Quando presenterò in formato video la mia identità 6.5, vedrete che io ho aperto 5 domini diversi proprio per rispondere in maniera migliore a questa necessità. Ovvero, canalizzare al meglio il tipo di pubblico per piattaforma, portandolo dove voglio io e non in un unico sito dove c'è tutto quello che faccio. Una necessità affine. Ai tempi di reazione che oggi viviamo un passo indietro quindi nella mia bio vado a inserire intanto quella che è praticamente la mia descrizione e poi il mio indirizzo ora questa descrizione non si improvvisa si prepara prima un professionista magari ne scrive 3 4 5 6 diverse a seconda di quante ne vuole scrivere produrre di dimensioni diverse alcuni avranno diciamo si di un di solo rigo, altri di due, altri di tre, il numero di caratteri varia sapendo che sui social eh, i caratteri a disposizione in queste aree eh, divergono da una piattaforma all'altra. Il punto però qual è? Avere questa bio che includa un avatar io personalmente suggerisco sempre uguale in tutte le piattaforme, è riconoscibile, però è, diciamo è opinabile. Una descrizione breve con delle keyword significative e un link che a seconda dei casi va ad essere modificato. Questa bio, ecco l'importanza della bio, cambia in funzione anche del tipo di piattaforma nel quale ci troviamo, l'abbiamo detto prima, uscendo dai social canonicamente considerati. Per esempio, questo esempio l'ho fatto tante volte in classe, prendiamo la 3D Total. 3D Total è un'azienda che vende libri e che è praticamente legata al mondo della creatività. Libri molto interessanti e al suo interno, in pratica, di recente, che cosa si è fatto? Si è creata una sezione dove l'utente può presentare il suo profilo in maniera completa e addirittura può caricare dei lavori. In questo modo, io compro il libro di 3D Total, sviluppo un elaborato, lo mostro a 3D Total. Quindi lo mostro alla community di 3D Total e 3D Total addirittura potrebbe gradire quel tipo di elaborato e pubblicarlo all'interno delle sue gallerie, all'interno dei suoi magazine e così via. La mia bio con annessi e connessi è presente all'interno del canale. La devo aggiornare in questo caso perché il progetto 6.5, la mia identità 6.5 deve ancora uscire. A quel punto vedrete che in ogni canale ci sarà sempre Artlandis, ci sarò sempre io, ma cambierà tanto la bio quanto l'indirizzo. La mia casa virtuale è questa combo, un sito orientato eventualmente alla possibilità di suddividere eh, l'orientamento da offrire agli utenti secondo necessità. Io ovviamente ho esagerato con 5 domini, ma poi vedrete il perché l'ho fatto, chiaramente un esperimento a sua volta didattico. Contemporaneamente, curare la mia bio Significa non solo predisporla nel modo corretto e mai al braccio, ma ricordarmi ogni volta che sono registrato su un canale che prevede uno scenario come questo di andare a inserirla. Ed ecco che allora, quello che fino a ieri dicevamo: vabbè, l'avvio di un social è la descrizione del canale che metti quando metti, quando entri, per esempio, una frase carina, simpatica, divertente. Su Twitter, in tantissimi mettono delle bio molto creative. Beh venga per loro. Però, un professionista comunque, ho un'identità. Qualsiasi che voglia lavorare correttamente sui social, alla bio deve dare importanza e deve sapere che quella bio è il bigliettino da visita del proprio canale, il quale a sua volta presenta una pagina specifica che è la nostra casa virtuale, una casa virtuale con tante stanze da associare alla singola piattaforma e quindi al tipo di pubblico che dentro quella piattaforma probabilmente, se è in quella piattaforma, gradisce un certo tipo di pagina e non magari un maxi sito con una home page dove ci sono slide, immagine, eh, l'effetto parallax, pulsanti in quantità uguali in tutte le piattaforme. Perché in quel momento scopriremo, statistica alla mano, il livello altissimo di dispersione che magari stiamo già vivendo. Mi rivolgo a chi sta ascoltando adesso questo audio. Magari in quel momento. Capiamo, guardando le statistiche che veramente l'utente che arriva in home page molto spesso va via. Perché abbiamo fatto un errore nell'home page, perché il sito è troppo vasto, o perché abbiamo privato. La nostra strategia, ecco, di una guida. E abbiamo lasciato all'utente il compito di decidere dove andare. Un grosso lano errore da non commettere. Hashtag altri animali fantastici. A cosa servono gli hashtag? Vedremo in un video dedicato eh, che gli hashtag servono e come. Ho sviluppato una serie di casi studio molto particolari dove ho messo sotto stress l'uso di alcuni hashtag anche su Instagram. Eh, ad esempio, se andate sul mio canale, ve lo anticipo, ma poi ci sarà un video collegato. A un certo punto vi compariranno, eccoli qua, questa sequenza di soggetti, tutti della stessa serie. 1, 2, 3, sono 18 soggetti che ho lanciato testando, diciamo, l'utilità reale degli hashtag, per dimostrare una volta di più che è un luogo comune quello che dice utilizza n hashtag, no, mettili nei commenti, no, utilizzali così con l'ippo mi, no, usa instafood che serve, no, scegli questo tipo di hashtag, no. Sono tutti, eh, sono tutte chiacchiere. Una volta forse servivano, chi se ne frega, oggi gli hashtag hanno un loro compito che non è quello di attirare utenza random all'interno dei nostri canali. Il perché lo scopriremo dopo. Oggi gli hashtag riescono a attirare un sacco di bot in quel senso, ma hanno il loro scopo e come se ce l'hanno. Ma va contestualizzato in una comprensione diversa dello strumento, e quindi vedremo poi che non è più quell'elemento che se lo inserisci ne metti 30, 40, 50, 20, metti chiave, parole chiave a piacere, vedrai quanta gente ti arriva. Certo, la gente arriva, i bot. Molto più raro, arrivano gli utenti, raramente arrivano gli utenti reali, però nel frattempo io effettivamente abuso di uno strumento con il rischio magari di subire anche, senza accorgermene, delle limitazioni da parte della piattaforma o un inquinamento, persino, della mia utenza che, vi ricordo, viene letta dalle piattaforme. E sulla base degli utenti che ci seguono, il canale ci assegna una sorta di punteggio di qualità, anche quello rientra in questa sorta di schematizzazione della qualità di ogni account. Ecco che fondamentalmente comprendere cosa siano realmente gli hashtag oggi, a che cosa servono, ci aiuta a migliorare il nostro approccio anche all'interno dei social. Ancora, Casi Studio e Blogger. Tante volte si commette un errore quando si va a cercare online il caso Studio X o l'informazione relativa alle corrette dimensioni di una copertina per un social attraverso Google. Non perché Google sia cattivo, ma perché all'interno di Google, con una ricerca qualsiasi, noi ritracciamo talmente tanta spazzatura che ignoriamo effettivamente eh, esistere. Faccio un esempio banale, che è quello che ho inserito qui all'interno del... Eh, diciamo della mind map, supponiamo che io vada all'interno di Google a cercare il termine cheat sheet che è il termine chiave che ci permette. Facciamolo qui, Google prima di continuare, sì, la legge, sì ok, sì, d'accordo, sì, sono contento, ok, posso andare avanti, grazie. Cheat, cheat sheet social media 2020, vado a inserire questa keyword. E cerco in pratica le infografiche, le immagini, le istruzioni per capire quali siano le dimensioni ideali delle copertine dei, di Facebook, di Instagram. Che dimensione deve avere la copertina? Che dimensioni ideale deve avere un post? Altro argomento che poi vedremo in seguito. Me ne vado su Google, inserisco la mia keyword e trovo quest'articolo. Uh, guarda 2020 social media! Perfetto, siamo nel 2020, è ideale. Ci vado a cliccare sopra. Oh, perfetto, è quello che mi servì oh cacchio l'ultimo aggiornamento 4 dicembre 2019 ora non è che sto dicendo che il contenuto di questo articolo deve per forza essere sbagliato però se mi servo dei blogger anche del più esperto mi devo ricordare che lì dietro <coughs> dietro di lui magari c'è una persona che ha commesso un errore che non ha aggiornato per tempo l'articolo magari tra il 4 dicembre e oggi qualcosa è cambiato magari si è sbagliato, l'ha misurato male, magari effettivamente ha scritto una sciocchezza, magari l'articolo è del 2018 e io non me ne accorgo perché è stato ben indicizzato e con un trucchetto magari è stato poi aggiornato, che ne so, insomma, non dobbiamo affidarci totalmente ai motori di ricerca o meglio ai blogger casuali che troviamo online. La cosa migliore da fare è sempre quella. Si va direttamente alla fonte. Ogni piattaforma ha una sezione dove ti dà tutte, dove vengono date tutte le informazioni relative a dimensioni, strumenti, ehm, casi studio consigliati, casi di successo. Eh, ti dice tutto quello che, devi, che ti serve sapere. In seconda battuta, poi mi faccio un giro sui social, eh, chiedo scusa su Google, e allora magari lì approfondisco. Se sto cercando un caso studio, andrò a cercare l'opinione dei blogger, i loro consigli, che sono assolutamente utili. L'errore è servirsi istantaneamente del primo blogger che intercetto o di Google pensando che se è un elemento è indicizzato allora è attendibile. Non è così. Un errore grosso sui social media che se non facciamo attenzione diventa preoccupante. Una dimostrazione? Sto lavorando per il mio cliente. Gli ho prodotto tutta l'intera corporate dentity con le dimensioni sbagliate perché mi sono servito di un articolo come questo e non mi era accorto che era, non era aggiornato. Per quello che avevo scritto su Google, il primo articolo era quello, pensavo che fosse importante, invece riportavo informazioni sbagliate. Quando sbagliamo le dimensioni di copertine, poste e quant'altro, partono gli algoritmi di compressione delle singoli, dei singoli social, che spesso devastano le immagini. E il mio cliente si ritrova con margini bianchi o neri a seconda del social, eh, che rendono brutta l'immagine a vedersi, uno zoom inappropriato, eh, una sgranatura dell'immagine e di tutto di più. La brutta figura chi la fa? Io, Google o il blogger che ha scritto l'articolo? la faccio io e la faccio fare al mio cliente e quindi perché rischiare per aver per essersi dotati del metodo sbagliato sempre di metodo parliamo il mio scopo con queste prime lezioni in formato video che ripercorrono tutto ciò visto in classe è sottolineare il corretto approccio del professionista lungi da me l'idea del ridefinire il come si intendono i motori di ricerca, le parole, il significato delle parole, ci mancherebbe altro. Però quanto al metodo, io non voglio basarmi sulle descrizioni statiche alle quali eravamo abituati. Perché so che oggi è cambiato tutto e continuerà a cambiare. E allora le parole diventano una dinamica. Il metodo si adatta all'era moderna le abitudini le abbandono in cerca del modello ideale nel momento in cui lo applico reaction ascolto relazioni ricordiamoci che esistono eh, dei momenti particolari da considerare quello delle reaction significa saper analizzare ciò che accade nei commenti Saper moderare la, diciamo, le, gli scambi con gli utenti, reaction non è solo il like, l'iconcina, il commento, la condivisione, ma tutta una fase che prevede la relazione tra me e il mio pubblico e come tale va gestita. Sapendo ascoltare, sapendo ascoltare si intende analizzare il flusso gli scambi, eh, cercando di capire che cosa avviene ogni volta che si innescano queste reaction, sapendosi relazionare anche in termini di testi e contenuti con il mio pubblico. Quindi quando parliamo di reaction, like, condivisione, eccetera, di nuovo, non traduciamolo con un bottone, con una funzionalità, ma con dinamiche da conoscere che mettono in palio il successo del nostro canale. Ultimi due passaggi e poi passiamo finalmente a Facebook. Visual marketing verso visual storytelling. Molto spesso nel corso del tempo e mi sono ritrovato a dover fare chiarezza su questo genere diciamo di dicotomia cos'è il visual marketing e cos'è il visual storytelling alcuni blogger un paio d'anni fa iniziarono a scrivere che era, nata, era nato lo storytelling e che il visual storytelling era esso stesso storytelling completo in realtà in questo caso la terminologia sebbene Diciamo, vada contestualizzata come sto dicendo dall'inizio, rappresenta due cose ben diverse. Visual marketing significa lavorare con le immagini, con il contesto visivo e produrre un soggetto portatore, per esempio, di un messaggio. Il classico post da promuovere, dove c'è una bella grafica, una bella immagine, eccetera. Quel singolo soggetto diventa un soggetto in chiave visual storytelling, quando, come per esempio, nel caso del eccolo dell'elemento grafico dei Pirati dei Caraibi, il soggetto contiene all'interno dello stesso riquadro tutti gli elementi, per, eh, diciamo, sostenere il messaggio che si vuole rappresentare. Questa locandina, anche non animata, fondamentalmente contiene tutto ciò che si possiamo immaginare che serva ad esempio a promuovere il film, vediamo i toni colore che ricordano il mare, il cattivo di turno che si eh, diciamo, eh, disintegra eh, come nella trama del film, insomma ci sono tutti gli elementi, di per sé quindi diciamo che qui più che strategia c'è una narrazione visiva, ecco perché si preferisce il termine visual storytelling, se invece ci fosse stato Pirati dei Caraibi è un elemento iconografico qualsiasi, magari scegliendo di lavorare sui toni, sui colori, sui gradient, su un altro approccio diverso, avremmo potuto parlare di una strategia visiva differente. E lì, magari, in un contesto adeguato, l'avremmo potuto definire visual marketing. Visual marketing non è visual storytelling, non è automaticamente visual storytelling. Così come visual storytelling non è equivalente al visual marketing, al contrario di tanti brutti articoli che ho letto online. In generale, il singolo soggetto è una cosa, il soggetto che da solo o in sequenza racconta una storia, esprime una narrazione, in quel caso, allora, possiamo sì parlare di visual storytelling. E vedremo, quando lo tratteremo, in un altro video, quindi in un'altra lezione, quindi poi in un altro video, che con il concetto di storytelling rientrano una serie di elementi ricorrenti, di richiami, di fil rouge, che ci permettono di utilizzare quel tipo di etichetta per un certo tipo di elaborato. Infine, newsletter. Questo è un altro bel concetto alla pari di stories e series. La newsletter non è uno strumento, non è un termine tecnico. Lo era, ma ho detto che è irrilevante ciò che era da ciò che è, perché il newsletter una volta era l'email, anzi prima ancora in realtà non era, insomma, era una cosa addirittura differente. La newsletter concettualmente che cos'è? Un aggiornamento su, di notizie, un aggiornamento su una notizia, traducetela, più, traducetela come vi pare piace. Il concetto era mi arriva una news e mi arriva nel canale eh, associato in quell'era eh, il più delle volte all'idea di newsletter, quindi nel nostro caso le email. La newsletter arriva per email. In realtà oggi newsletter la possiamo, diciamo, è un'etichetta che possiamo associare ai canali più diversi, un canale Telegram, una piattaforma specifica, un singolo social, perché no? È l'idea di newsletter alla quale associo quella che è la dinamica dell'aggiornamento. Quindi è un concetto, non è un formato. E rientra nell'era dei social di diritto a all'interno di questo ragionamento, perché le piattaforme piano piano si sono evolute e anche quelle piattaforme, vedi Mailchimp, che magari servivano a inviare newsletter, hanno introdotto a più livelli le relazioni con le piattaforme social, tramutando esse stesse in certi casi in un social vero e proprio, dove l'utente ha un suo profilo, ha L'espressione della sua identità a degli strumenti ad hoc o infilandosi a loro volta dentro altri social queste piattaforme. Quindi alla fine, adesso non entro nel dettaglio, ma poi lo vedremo, se considero l'idea di newsletter un concetto e non un formato tecnico, posso anche decidere di canalizzare tutti i miei utenti verso un canale telegram, per esempio che utilizzerò come newsletter, che è quello che fanno tante aziende, che ti dicono, seguimi in un ambiente meno gassoso, più pulito, eh, meno caotico, come Telegram, se sei interessato alle mie novità. L'innesco per essere seguiti è l'esclusività di un qualcosa che si troverà solo su quel canale, uno sconto che arriva solo tramite Telegram, e contemporaneamente quindi ti do uno strumento dove ci sono io e pochi altri una newsletter perché è solo quello, lo scopo di quel canale, e l'opportunità, l'urgenza di esserci, di interagire con me in quel contesto, bypassando la casella di posta elettronica che comunque oggi è importante, ha un suo valore, ma che spesso diventa diciamo, problematico affrontare. Si pensi alle tab di Gmail, che alle volte redistribuisce i contenuti. Ogni tanto a casaccio ai filtri anti spam, ai problemi blocchi a monte, ci sono tante dinamiche da concepire fino anche addirittura il formato estetico delle newsletter. Se utilizzo MailChimp o piattaforme magari eh, che producono template in HTML e so come inviarle, manderò una newsletter un'email elegante. Quando, molto spesso non so come farlo, mando delle mail brutte di testo scordinato, con gli spazi sbagliati, senza nessuna estetica visiva, e magari invece un canale social, vedi Telegram, mi potrebbe permettere di raccogliere le news affiancate in maniera corretta da un soggetto grafico che li accompagni. È solo un esempio. Chiudiamo. Dobbiamo ricordarci... Uh, guarda qui come sono rimasti separati qua i... Gli elementi. Vabbè, lo sistemo prima di pubblicarlo. Allora, Memento da sottolineare. Ricordiamoci che la terminologia è importante, ma va contestualizzata. Vuol dire che a livello accademico i termini sono quelli, i glossari esistono, i libri pure, e sappiamo che ogni termine ha una sua storia ricca di significato. Però nel momento in cui oggi eh, andiamo a lavorare all'interno dei, dei canali digitali moderni, dei social media e quant'altro, Ogni termine può subire delle modifiche in termini di percezione o addirittura eh, maleducare me stesso in termini di produzione o di metodo di lavoro. Quindi attenzione, per me personalmente è importante suddividere il significato accademico dall'interazione che la parola comporta. Di nuovo l'articolo di Guillume. Ruoli professionali e dinamiche cambiano nel corso del tempo, il che vuol dire che se un grafico. Ieri utilizzava un canale, non è detto che oggi quel canale gli sia sufficiente o gli basti a presentare se stesso. Ricordiamoci che ogni ruolo professionale, qualunque sia il tipo di ruolo, va contestualizzato nel momento in cui si presenta in relazione al pubblico, alle abitudini, all'apertura dei canali verso quel ruolo professionale, agli spazi a disposizione, al modo in cui noi affrontiamo il lavoro, alle nostre abitudini, al modo in cui svilupperemo il nostro approccio strategico a quei canali e così via. Ricordiamoci che i primi passi si fanno creando, ecco, raccontando noi stessi all'interno dei canali, anche quando i canali sono a zero. Sfatiamo il mito che fondamentalmente io debba, eh, come posso dire, eh, utilizzare un canale solo nel momento in cui io ho già la mia audience, e quindi se ho pochi utenti è meglio non utilizzarli perché eh, evidentemente non sono adatto a quel social, frasi che sento dire. Vedremo in un altro video che ogni figura, dallo studente fino al, alla, alla, a tutto ciò che riguarda quelle entità diverse che possiamo immaginare, tutti hanno sempre qualcosa da dire. E' lì che poi effettivamente inizia a diventare anche divertente, intrigante e interessante sviluppare dei canali. Tra le mappe che pubblicherò con dei video collegati. Ci sono delle mappe tutte nuove create di recente che ho cercato di creare per dare delle indicazioni molto particolari, ad esempio su generi e skill professionali e che cosa potrebbero dire o su quali canali dovrebbero dirlo, il modo in cui si genera un canale, questo per esempio sono i consigli per uno studente: cosa ha da dire uno studente quando inizia a pubblicare qualcosa su un canale social? È l'appassionato e il professionista? E lo sperimentatore? E il team? E il progetto? E l'azienda? Tutti hanno qualcosa da dire. Tanto da dire, però sta a noi fare il primo passo e andare on air, aprire dei canali. Tanto alla fine, quando io apro un canale, se, non, se quello che pubblico non interessa, non succede nulla, mica mi arrestano. Se pubblico un lavoro. Potrei trovare qualche hater, qualcuno che fa il proprio il simpatico, nei social ce ne sono tanti, ma se pubblico un lavoro e non mi presento come il supereroe della nazione, alla fine della fiera non succede nulla. Nessuno mi verrà a dire ah, che sei scemo, fai schifo, eccetera. Soprattutto se sono all'inizio, magari dirò: eccomi, mi presento, che ne pensate, che cosa ne dite, ma sinceramente, con lo scopo di presentarsi come una persona che sta mostrando se stesso. Quando non c'è arroganza, si limita a monte il fenomeno degli odiatori seriali, che certe volte semplicemente ironizzano eh, quello che è l'approccio di tanti utenti che si presentano sul web come se il mondo aspettava solo loro. Se mi comporto in maniera umile e adatta al contesto, anche con decisione, ne avrò solo dei vantaggi, scoprendo attraverso quelle mappe che ho tanto da dire, anch'io, chiunque io sia organizzandomi per dirlo nel modo migliore, seguendo quella guida a cosa serve per iniziare per arrivare sui canali social. Attenzione anche ai diritti d'autore, ai materiali da riprendere eh, all'interno dei social, visto che comunque questo tipo di video è dedicato anche a chi magari eh, lavora con le immagini. Ricordiamoci che i social non sono anarchia allo stato puro e tutto e di tutti. È vero l'opposto. All'interno dei social, che sono delle aziende, c'è un regolamento che noi accettiamo e non possiamo attingere ciò che ci pare e piace e sfruttarlo a nostro vantaggio. Non possiamo neanche scaricare un'immagine da Instagram per farci un post ricaricandolo da zero su Facebook. Stiamo commettendo un illecito e per giunta... Priviamo l'autore originale della visibilità che gli spettava, essendo lui il creativo che magari aveva realizzato bella quel, quel bel elaborato. Sul tema. Eh, il tema l'affronterò in separata sede perché ci sono tantissime brutte abitudini che continuo a vedere online. Una è quella che vi ho detto. Sulla pagina o su un profilo si intercettano belle immagini online, le si carica sul proprio profilo, si prende la visibilità frutto del lavoro altrui e si priva. Quell'altro autore di un qualcosa di valido o ci si fa un video, una galleria, eccetera. Sui diritti di pubblicazione e ripubblicazione, poi ne parleremo. Infine, all'interno di Quora ho iniziato a rappresentare qualche tempo, qualche tempo fa, il concetto di metodo fluido, ovvero si parla di social, ci sono tanti canali social, c'è di tutto, c'è di più, però effettivamente dobbiamo essere noi, eh, come posso dire, diciamo, in grado di Uh, comprendere come adattarci agli social esistenti come utilizzarli al meglio senza esagerare ricordiamoci che è sempre meglio un canale ben gestito di due gestiti così così però in generale adesso sto cercando l'articolo poi lo linkerò in generale eccolo qui il metodo fluido la regola universale dice che ciò che facciamo deve essere sviluppato al meglio in linea con le nostre eh, capacità. Dove c'è sforzo, il metodo diventa, come posso dire, difficile da portare avanti con tutta una serie di conseguenze. Anche su questo tema, diciamo, ne vi parlerò successivamente. Qualcosina la trovate già su YouTube e c'è questo articolo che troverete collegato al video. Dategli un'occhiata e poi magari ne riparleremo. Abbiamo fatto un po' di pulizia di una serie di concetti chiave, che magari erano diventati anche obsoleti per come ce li ricordavamo, o dei veri e propri luoghi comuni. Sto cercando di offrirvi una nuova prospettiva e una percezione diversa di un mondo tutto nuovo, che domani sarà ancora una volta tutto nuovo e il giorno dopo cambierà ancora e ancora e ancora. E noi saremo qui a parlarne insieme.